nella veste di poeta. Allora, che diciamo? Io ho sentito, però faccio prega. Che tu a un certo momento... Io ho scritto questa canzone, Usai come fulgore, ed è stato per me un momento bellissimo, cioè io ho tentato in tutti i modi di entrare in un disco di Pino, e finalmente con questa canzone ci sono riuscito, l'invitato a cena tutte le sere, poi ci trovava questo foglietto, questa poesia, dappertutto, sotto piatta, così a lui non ha liceo, ma non lo so se non ha liceo, oppure mangiava talmente bene che diceva io non ho lei, cazzo, mi invitano ad otto. Che tu non lo volevi fare, perché no, io ci scrivo così, ma... Ma io se fa così, se fa finta, se fa dice finta. No, ma lasci stare che è una cosa da niente, e tu hai insistito, infatti hai insistito e l'abbiamo fatto. È venuto. E mo, allora, che vuoi, caro Mirà, che io la recito... No, ma poi come te l'ha accettata lui questa... L'ho pagato, come l'ha accettata. Ci ha pagato un studio solo perché la canzone è là, che lo momenti, che lo carino. Ma resta venuto poi molto carino. No, è una cosa, grazie a lui, molto bella. È una cosa molto, molto bella. Ma da quando? Ma fammi parlare, perché si ha cantato troppo, poi quando è parlato non aveva più lo stesso significato. Ma fammela sentire, 30 secondi tu. Tu stai insieme a nate, tu guardai. Primero tiempo a luce, si innamorare. Allora ti prendo lo sgabello, ti prendo lo sgabello. Lo sgabello che la poesia si dice. Lo sgabello è d'autore, lo sgabello è da attore. No? Mamma mia. No, io voglio dire una cosa prima di dire, posso dire, Pino? Comunque, cosa... c'è un argomento musicale. No, volevo dire che molte volte io, per paura di prendermi troppo sul serio, allora sono abituato a esorcizzare con una risata, con una battuta, dei sentimenti, delle emozioni che rasentano il luogo comune. Almeno io ho paura che possano essere al limite del luogo comune. Però, nonostante poi la mia ambizione, la mia aspirazione sia quella di essere accettata, apprezzata in tutta Italia, come credo Pino, chiunque faccia questo tipo di lavoro, io stasera voglio correre il rischio di cadere in un luogo comune, dedicando questa piccola cosa, poesia chiamiamola, a un posto speciale, che è Napoli, e a San Giorgio a Cremano, che è il posto dove io sono nato. Io lo voglio fare. Mi associo. Bravo. Mi associo. Dai. Tu stivi insieme a nati, tu guardai, e prima lo tempo a lui, per si innamorare, già si era fatto annanzo il cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato. Tu stivi insieme a me, io ti guardavo e mi diceva, come sarà successo che è venuto? Ma io non mi arrendo, ci voglio provare. Poi si faceva il suo cuore e mi diceva, tu vuoi provare? E provo, prima ne vado. O sai come fu il cuore quando sei sbagliato? Questa sera. Sono emozionato, guarda, veramente questa cosa è... Ma... Il mio pubblico... E vuole portare il suo contributo a questa storia. Io non so dove lui doveva entrare, dice entro per conto mio. Questo è un tipico scherzo che lui fa. Salve! Tu qua! No, tu là, io qua. Grazie. Tanto sto fastidio, adesso uno che mi ha fatto spot pubblicitario, sta su tutti i giornali, sanno, su Troisi, insomma. Ah, perché più parlo, più uno dice, ma chi è che sarà? Poi mi viene in Italia e dice, ah, vabbè, Troisi, lo sapevo che era venuto, quindi fa una cosa più rilassante. Caro... È difficile con te fare una cosa rilassata. Gianni, sì, io che fai? Sai, secondo il capo che prima di tutto Pino Daniele, lui ha questo carattere un po' brusco, scorbutico, no? Infatti è uno che se però io in questa occasione ho avuto l'opportunità di vedere quanto mi vuole bene. Sì.
perché mi ha invitato, no? Insomma, lui è uno così, a vederlo, lui non mi fa mai un pensierino, mai un fiunza, ricordo un anniversario, però stavolta qua, Gait Gianni, invita Massimo, a felicità mia, essere voluto bene da Pino Daniele. In più c'è il fatto che qua c'è Gianni Minà, signori, un uomo che io, è inutile che lo dico, tutti quanti già sanno che voglio dire, che io invidio che sanno, per che la sanno. Sua... Per la sua agendina telefonica. Come? Gianni, non nadie nel caso. Lui c'ha, no, lui, l'agendina telefonica c'ha Gianni Minà, è una cosa da invidiarlo. Lui è uno che si mette là, ma non lo so, siate.